Buongiorno, benvenuti, eccoci qua. Allora, archiviate le feste pasquali, però fino al giorno dell'Ascensione, non so se lo sapevate, ci si può dire ancora buona Pasqua, quindi ancora Santa Pasqua a tutti quanti voi, spero l'abbiate passata nel miglior modo possibile. Insomma, chi si trovava dalle mie parti, Sicilia occidentale, ha faticato un po'. La domenica di Pasqua è venuta giù veramente la bufera perfetta, acqua più non posso, qualche piccolo allagamento qua e là, però insomma poi ci siamo salvati nel giorno di Pasquetta. Quindi ancora tanti auguri a voi e soprattutto grazie per il tanto affetto che avete nei confronti di questa produzione, che oggi è arrivata la 49esima puntata della 17esima stagione. Ma avremo da tenervi compagnia fino a tutto il mese di giugno con una serie di appuntamenti da non perdere, come il nostro festival, che spero di portare a casa, così come un paio di appuntamenti che ci vedranno protagonisti poi a maggio con Expo Cook e così via. Allora, una nota di colore prima di addentrarci in argomenti che vedono protagonista la nostra terra. Oggi abbiamo un inviato molto speciale, è un volto noto del nostro cabaret siciliano, cinema, fiction, adesso è stato recentemente negli incastrati di Ficarra e Picone. Andiamo ad Alia da Ciro Chimento. Ciao Ciro, buon pomeriggio! Ciao Massimo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le amiche e gli amici di Casa Minutella. Sono Allora, Adalia, ad Alia, Ciro si trova ad Alia e Alia è un comune della provincia, uno dei tanti comuni della provincia di Palermo. Lo ricordo, Palermo è una provincia enorme, ha 82 comuni che fanno provincia. Alia è un paese che in questo periodo sta facendo tanto parlare di sé. sì. Allora, Alia sta facendo parlare di sé. Oltre che per le bellezze naturali, paesaggistiche, per un Sì. complesso rupestre che si chiama Grotte della Gurfa, dal fascino unico e misterioso, Sì. dove anche l'Oscar Tornatore ha girato una scena dell'Uomo delle Stelle, L'uomo delle stelle. per un altro motivo, perché io mi trovo all'interno di un bar che detiene un Sì. record in tutta Italia, ed è il caffè più economico d'Italia. Eccolo, allora, Alia in questo periodo ne stanno parlando praticamente ovunque e mi ero incuriosito anch'io grazie alla segnalazione di Ciro Chimento, perché quando era in lire, correggimi se sbaglio, questo caffè, il caffè al bar di Alia, costava 300 lire, giusto? 300 lire, pensa un po' Esatto. che con 1000 lire facevi cornetto, caffè e 100 lire di resto. Fantastico, cornetto e 100 lire di resto. Che paradossale che il cornetto costi più del caffè, se ci pensiamo bene, no? Allora, adesso, in questo periodo, mediamente un caffè al bar costa 1,10 euro, 1,20 euro, no? A seconda poi di Perfetto. dove lo si prende. Ad Alia, nel passaggio dalle 300 Adalia, lire, quanto costerà? quanto costerà? Chiediamoglielo ai nostri amici del bar. No, allora, intanto siamo dentro il bar, ecco qui, Sì. questo è il bar Che si Perrone, chiama come questo bar, Ciro? si chiama Bar Perrone, Bar Perrone, salutiamo. Ideal bar della famiglia Perrone, eccolo Perrone, qua, esatto. qua. Ciao, buon pomeriggio. Guarda, siamo in collegamento per quanto debita a distanza, magari se vi fate vedere senza mascherine. Questa è la signora. Buongiorno signora, bentrovata. Grazie per questo Bene. collegamento. Allora, Bene. voi siete entrati Massimo, nella storia, eh? Ciro, vai. Massimo, perdonami, in questo bar, oltre che per il prezzo del caffè, varrebbe la pena di entrare solo per come ti accolgono queste persone. Vabbè, ma sai, nei piccoli luoghi, la provincia, c'è sempre un sorriso nei bar. Allora, il caffè ad Alia, signore e signori, costa soltanto, dillo tu, Ciro. Quanto costa? Non lo Lo so, ordiniamo. vai, Lo ordiniamo un ordiniamo. caffè, ordiniamo un caffè, ordiniamo Ordiniamo un un caffè. caffè e Aspetta, paga che è Massimo di pazzesco. Nutella. Io non bevo il Paghi caffè, tu. però. E pago io. Dipende quanto Paga tu. Un costa. Dipende quanto costa. attimo, va e io Vai alla vado alla cassa, cassa. Ciro. Vai, 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 Massimo, vai. vado alla cassa e mi faccio fare lo scontrino perché sono onesto e corretto. Ecco. Quanto Esatto. costa un caffè? Perché siamo in diretta. Non lo vedo. Non ci credo. 30 centesimi? No, ragazzi, il 30 caffè. centesimi, 30 centesimi, eccolo qua c'è lo scontrino. Ma scusate, Qua c'è no? lo Allora, scontrino. facciamo così. Intanto do il buon pomeriggio all'assessore regionale
al territorio e all'ambiente Toto Cordaro, che è qui con me in studio. Buongiorno Assessore, grazie per essere qui. Buongiorno. Benvenuto. A voi, buongiorno. Senti, ma alla buvette dell'Ars quanto costa un caffè? Ma sai che non lo so, ma credo che costi 70 centesimi. 70 centesimi. Adalia costa meno! Adalia costa meno! Costa 30 centesimi. Con la bustina di zucchero. Ma la paghi a parte lo zucchero? No! No, Massimo, mi hanno detto che lo zucchero posso prendere tutto quello che voglio. Senti, possiamo chiedere come mai costa così poco? Cioè, dov'è il guadagno? Ecco, per capirlo io. Ecco, ecco qua. Ecco, allora, glielo puoi chiedere. Signora, eccoci. Un caffè che costa 30 centesimi, o è una miscela farlocca, se Ciro leva il dito, ok? O è una miscela farlocca, o fate beneficenza. No, non facciamo beneficenza, nemmeno la miscela. La miscela attenzione. È Mussomeli, la torrefazione di Mussomeli, e si chiama Allenza. Potete andarla a visitare. Perché è una bellissima torrefazione. Quella famiglia è da noi da più di 50 anni. Abbiamo sempre usato la stessa miscela, sempre. Sì. E poi lo possiamo dare ancora a questo prezzo perché lavoriamo a conduzione familiare. Ah, ecco, okay? Quindi il segreto è che siccome lavorate in famiglia, sta venendo il mal di mare, Ciro, tieni fermo l'inquadratura, altrimenti rischiamo veramente di affogare. Quindi, diciamo, costa 30 centesimi proprio perché tutto è a conduzione familiare. Sì, siamo io e mia figlia a gestire il locale e mio marito e mio figlio alla produzione. Qua è tutto di produzione nostra, dal cornetto a qualsiasi tipo di rossicceria, le torte, facciamo tutto, ma solo no, che stavo pensando che lì fare campagna elettorale conviene, perché io immagino un politico che si candida, che offre il caffè a tutti, no Cordaro? È fatta anche con lo sconto. È un piacere offrire il caffè qua, perché puoi offrire più di una persona. Se certo. Entri e trovi tutti i tuoi amici, lo puoi offrire benissimo. Invece, che figata! Ma io conosco questo posto, sono stato tante volte in questo posto. Sì, ora è da qualche anno che non vado, nonostante sia stato l'ultima volta ad Alia, quando i bambini delle scuole elementari hanno piantato gli alberelli, credo nel periodo natalizio, signora, se lo ricorda, sì, però io purtroppo vado sempre di corsa. La festa dell'albero! Bravo, bravo. Bravo, infatti, infatti. Quindi, insomma, io immagino questa scena di vedere il bar tutto pieno, di gente che prende il caffè, io che entro e faccio lo spaccone di turno, dico, tutto pagato mio! Ma guarda, mi veniva in mente un episodio di Maradona che aveva come suo amuleto il fatto che il sabato prima delle partite in casa lui andava in un famoso bar di Napoli dove c'era il caffè sospeso la sera prima e lasciava 100.000 lire per il caffè per tutti i napoletani che volevano Fantastico. Il caffè. Quindi lì se ne potrebbero prendere anche 3.000. Oh, noia. No? Ma lì con 100 euro fai il caffè sospeso praticamente per un'intera generazione. Io lascio due caffè sospesi per Massimo Minutella grazie, e Ciro. Per l'assessore Cordaro. Sei molto generoso, devo dire, e anche spendaccione. E aggiungo anche il cornetto. Va. Ecco, allora vedi, la cosa si fa abbastanza più importante. No, mi chiedo e le chiedo, no signora, adesso al netto, ce lo raccontava prima, 30 centesimi perché comunque siete a conduzione familiare, ma siete l'unico bar di quella zona lì o no? O avete la concorrenza? No, siamo sempre stati gli unici bar ad avere questo prezzo. Infatti negli anni 60, quando ho iniziato mio cuocero, costava 50 lire. Poi nel percorso degli anni è arrivato a 600 lire fino all'inizio dell'euro. E poi l'abbiamo messo 20 centesimi per la monetina perché era intera. Adesso abbiamo aggiunto 10 centesimi da 8 mesi quando c'era tutto da asporto. Ci siamo fermati e penso che rimarrà ancora per tanto tempo. Beh, e pensa Massimo, hanno fatto un aumento da 20 a 10 centesimi e i clienti non hanno detto niente. L'anno scorso era 20 centesimi, ragazzi, pazzesco. Però lasciatemelo dire, io da qualche anno ho deciso di mollare la città per andare a vivere in provincia e la provincia comunque ha una qualità della vita al netto dei costi che è certamente superiore, perché comunque si sta proprio bene.
È molto bello. molto tranquillo, è ancora, cioè, ancora sincero, ecco, è molto bello. Quindi lo possiamo dire, è ufficiale, come dice il nostro titolo, ad Alia il record del caffè meno caro d'Italia. Avete idea se in qualche altra parte costa meno? Non lo so, per tutte Non le lo so. interviste che ci hanno No. fatto non ci Guarda, sono Massimo, mai. Ciro. oggi qui c'è stato un altro operatore televisivo, lo posso dire, Tele 2000. Sì. Tutti vengono qui perché in effetti non si trova un caffè meno caro di quello che trovi ad Alia. Pazzesco, pazzesco. Allora, amici di Casa Minutella che ci state seguendo da ogni dove, grazie a Videoregione, a Blog Sicilia, ai nostri social, fatemi una passeggiata ad Alia. Andate a cercare il bar, Ideal Bar, giusto? Ideal Bar Perrone nella Ideal Bar. centralissima via Garibaldi. Via Esatto. Garibaldi. Ciro, Dal fai una cosa. 1960, guarda Massimo. Sto Ecco, guardando che guarda, non so l'arredamento è se riesci. rimasto. Ecco. Ecco, pazzesco ragazzi. Sì, vabbè. Ecco Ecco, lì ci qua. sono tutti i titoli dei giornali. Come no, sto vedendo. Eccola, dal 1960. Mi piace raccontare storie di questo genere perché raccontano anche di una Sicilia che, no, che ancora oggi ha voglia di mantenere le sue tradizioni e soprattutto di andare incontro alla gente. Ciro, dove sei? Fatti vedere che ti saluto. A parte che mi sta grappendo petitto. Vabbè, che te lo dica a fare. Allora, Ciro, Perché te lo senti. dico. Mi farò una passeggiata con Cordaro, ci vieni a prendere il caffè offerto da te, il sospeso, e Ok. grazie. Ideal Bar, No, non è grazie a pubblicità voi. questa, però ci piaceva raccontarla questa storia, 30 centesimi. Questa è una bella storia che merita di essere conosciuta. Sì, no, perché se ci pensi bene, 30 centesimi tra il caffè, la luce, le tazzine da lavare, cioè, capito? Però mi auguro che ne facciano tanti al giorno. Ed è buono Ciro. Ne fate tanti al Bene. giorno, eh? E adesso si rinizia a lavorare, ma ci sono state giornate con la pandemia che non si lavorava proprio. Adesso stiamo iniziando di nuovo, dai. Dai, bocca al Speriamo lupo, incrociamo le che. dita. Bocca al lupo. Viva il lupo e grazie ad Grazie. Alia, grazie a Ciro Chimento, inviato molto speciale. Grazie. Ciro, ti voglio bene. Buon Grazie. caffè. Ciao bello mio, grazie mille. Anch'io, Che professore, bello. l'aspetto. Ciao, ciao, Grazie, grazie. grazie, ciao Ciro. Oh, per 30 centesimi, alla buvetta 70 circa, Sì, magari adesso. anche di più. Se, però rimane il dubbio, per quanta conduzione familiare ti rimane il dubbio. Va bene, l'assessore è già qui, parleremo inevitabilmente di territorio e di ambiente, parleremo di concessioni balneari, parleremo di demanio, parleremo anche della prossima stagione calda che sta per arrivare. Sarà un'estate rovente da quello che ci raccontano e quindi il rischio di incendi, ma ne parleremo con il nostro assessore. Come stai, Toto? Tutto bene? Bene, 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 grazie. grazie per essere qui. So che hai fatto Grazie a quanti voi. chilometri? Io sono stato fortunato rispetto a te perché sono stato in Sicilia orientale, Sì. ho vissuto questa bellissima esperienza. Poco fa eravamo a visitare le tradizioni di Alia. Io sono stato a Modica dove c'è questa tradizione della Madonna Vasa Vasa che va in giro poi la domenica mattina cercando la statua del Cristo, poi si incontrano e questa Madonna apre le braccia e materialmente Abbraccia il abbraccia il Cristo. Cristo, abbraccia il figliolo ed è una scena anche di grande commozione per chi ci Che crede, bello. una bella storia. Senti, ma si racconta che dalle parti Modica, Scicli, sia caduta la statua del Cristo Ma ho risorto. visto sta storia di, credo che sia di Ispica, che è Ah, stata Ispica, veramente Ispica. paradossale, però sai, a volte Può succedere. può succedere. No, è che io allora l'ho anche sentito dagli amici di Videoregione, al TG e così via. Ci sono queste antiche tradizioni che praticamente le statue, per esempio dalle nostre parti a Sferracavallo ci sono i Santi Cosme e Certo. Damiano, no? E tu vedi tutti questi che fanno ballare il santo, e tu vedi sti santi Ischini che ballano, ancora oggi Sì, chiedo qual è il però senso. il limite tra, diciamo, il Esatto. religioso e Sì, ma qualcosa di tant'è che forse un ricordo po'. che quella volta lì a Sferracavallo dai Santi Cosme e Damiano si affacciò il parroco che disse basta! Li bloccò clamorosamente. Buongiorno al nostro direttore Amalio Viola. Ciao Amalio, buon pomeriggio, ben trovato in diretta.
Ciao Massimo, buongiorno all'assessore Cordaro e a tutto il pubblico di Casa Minutella di Breve Sicilia. Grazie, grazie mille. Andiamo da Antonio Turco. Antonio, buon pomeriggio, dove sei e perché sei lì? Buon pomeriggio dal centro operativo regionale del Corpo Forestale. Sono con l'ispettor Bossolo e andremo un po' a capire quali sono, ecco, le prospettive per quest'estate rovente che ci sarà. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Mi ha fatto piacere poc'anzi vedere il mio paese di origine, Alia, quindi ne approfitto di salutare Ciro. Buona serata a tutti. Allora, guardi, le faccio preventivamente una promessa. Le farò tutte le domande a cui lei mi potrà rispondere, così nessun dirigente si dovrà indisporre, va bene? Ok, la vedo annuire, va perfetto. Benissimo, va benissimo. Grazie. Andiamo subito a conoscere Sara Rizzo, vicepresidente FIBA Messina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di partecipare alla trasmissione. Grazie a te Sara, e adesso tra un po' parleremo. Intanto la prima domanda che ti faccio è: cos'è FIBA? Perché molti pensavano che fosse la Federazione Italiana Basket, e invece non lo è. No, è la Federazione Italiana dei Balneari. Dei Balneari. Sì, io faccio parte della FIBA della provincia di Messina. Bene, 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 bene. Allora, Viola, iniziamo con una prima domanda e poi chiaramente argomenteremo anche di politica, perché la situazione è abbastanza particolare in questo momento. Maglio, vuoi iniziare tu con una domanda? Sì, chiaramente abbiamo tanti argomenti e visto che abbiamo lanciato la questione estate, parliamo un attimino di incendi. La prima domanda all'assessore Cordaro è: quest'anno siamo pronti per l'antincendio? L'anno scorso forse c'è stato qualche problema di tempi e quest'anno ce la facciamo? Una domanda che prevede una risposta che non può essere certa in assoluto, nella misura in cui noi da qualche anno ormai ci confrontiamo con mutamenti climatici che rendono a volte anche l'azione di contrasto la più efficace da parte dell'uomo non completamente utile per contrastare questo tipo di calamità. E se pensiamo all'anno scorso, con temperature di 51 gradi e con venti di scirocco ad oltre 100 km all'ora, vi renderete conto che non c'è viale tagliafuoco che possa creare un valido rimedio agli incendi, che in quel caso volano da albero ad albero, si chiamano appunto per questo incendi di chioma. E però noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti almeno per quanto ci riguarda, e quindi abbiamo stabilito quest'anno date certe. L'attività della prevenzione del Dipartimento Sviluppo Rurale, che è appannaggio dell'assessorato all'agricoltura, per quanto riguarda appunto il sottobosco, i viali tagliafuoco, la pulizia, comincerà il 26 aprile. Abbiamo deciso con il presidente della regione Musumeci di anticipare la stagione antincendio dal 15 giugno al 1 giugno e fino a tutto il 15 ottobre. Stiamo facendo tante attività sotto profili diversi. Se volete ne parliamo adesso o ne parliamo nel corso della trasmissione? No, guarda, facciamo che andiamo, visto che appunto Maglio ci ha dato l'assist da Antonio Turco, che si trova esattamente a Monte Pellegrino, per chi non è palermitano, non è delle nostre parti. Monte Pellegrino è il luogo da dove si affaccia la Santuzza, Santa Rosalia, che protegge la nostra città. Dove ha sede, Antonio, raccontaci tu, prego. Sì, il centro operativo regionale. Allora, ispettore Bossolo, cosa fate qui nel dettaglio? Allora, in questa sala praticamente ci occupiamo di coordinare e di spegnere gli incendi aerei. Principalmente qua viene coordinato tutto l'antincendio con i velivoli e gli elicotteri regionali che normalmente abbiamo ogni anno, che quest'anno dovrebbero essere a quanto pare 11, e più la flotta dei Canadair, che mettono a disposizione con due Canadair su Trapani, e normalmente un S-64 che viene posizionato su Comiso. Quindi noi con questa flotta riusciamo dare un'impronta immediata, diciamo, agli eventi. Poi da questo ufficio, diciamo, è questa l'iniziativa, cioè l'intervento primario che di cui si occupa, quello della lotta agli incendi con i velivoli.
Sì, Ecco, parliamo un po'. vai Antonio, vai, Sì, parliamo un parlo. po', vai tu, vai tu. Ecco, da quando vi arriva la segnalazione, poi al personale vostro in campo che decide più o meno se attivare o meno E gli aerei. allora, come avvengono, diciamo, gli interventi? Come vengono effettuati gli interventi? Gli interventi vengono effettuati che arrivano direttamente le segnalazioni dalle sale provinciali. E ogni sala provinciale praticamente fa capo a noi per quanto riguarda le richieste di intervento aereo, tutte le richieste di intervento aereo che ci sono nel territorio Sì, regionale vengono direttamente. scusate se vi interrompo, perché vedo l'assessore che mi dice che c'è qualcosa, scusa, prego, prego, assessore. No, stavo ascoltando, Sì. era il passaggio che mi mancava, è quello forse che voi poi siete, è la sala operativa regionale che arletta il COAO per chiedere poi l'intervento dei Sì, Canadair, giusto, infatti ispettore? stavo dicendo proprio questo, Ecco, che c'è la sala praticamente nazionale, sì. per quanto riguarda, che si sappia una volta e per sempre, tutti gli interventi dei Canadair e degli elicotteri nella regione siciliana vengono esclusivamente coordinati da questa sala. Proprio Quindi così. non ci sono interventi e velivoli richiesti da altri enti. L'unico ente Per preposto tutta la a poter Sicilia, gestire i certo. velivoli Ok. regionali è la nostra sala. Ma allora Praticamente. per capirlo io, Sì. perché allora noi a volte intanto do il buon pomeriggio a Pasqualino Monti, che è presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale per tutta la parte del Grazie. mare. Buon pomeriggio Pasqualino, Grazie, grazie buon per essere con pomeriggio. noi e benvenuto. Per capirlo io, allora io vedo un incendio, no? In giro, sto viaggiando in macchina e vedo un incendio. La prima cosa che devo fare è quale numero devo Il chiamare? 1515. 1515. 1515. Oh, il 1515 che fa poi a sua Il volta? 1515 rispondono Ah, loro. rispondete Sì, voi? allora, sì, praticamente rispondiamo noi. In base a dove è la segnalazione, viene, diciamo, passata. Se è su Spistata. Palermo, Palermo praticamente si organizza con le nostre torrette per vedere se la segnalazione è valida o è una segnalazione o falsa segnalazione. Se c'è realmente l'incendio, da là praticamente iniziano gli interventi, inviando un ispettore sul posto, praticamente, che avrà la cura di completare una richiesta di intervento aereo se necessita, dove dovrà elencare diverse situazioni di quello che va a trovare sull'incendio, se ci sono elettrodotti, se ci sono abitazioni, se ci sono pericoli imminenti che ci possono essere sulla situazione. Quindi è lui che, diciamo, fa la richiesta di intervento aereo tramite la sala provinciale. La sala provinciale poi fa direttamente una richiesta a noi, dove noi valutiamo in base alle variate richieste che arrivano giornalmente, dando delle priorità. Le priorità sono in base a quello che c'è sul territorio, a quello che mi viene detto prima. Le In base a caratteristiche. quelle priorità praticamente noi facciamo richiesta a Roma e loro ci assegnano poi i vari mezzi. Se necessitano di velivoli solo regionali, degli elicotteri dove l'incendio è, diciamo, di poca entità e necessita dell'intervento dell'elicottero, si invia l'elicottero. O viceversa, se l'evento è grande, chiediamo l'ausilio del COAU per avere, diciamo, il Sì, supporto aereo. ma a sua memoria Normalmente. l'estate scorsa quanti ne avete spenti, se lo ricorda? Visto che lei lavora lì, qualcosa dovrà Allora, ricordarsi. l'anno scorso abbiamo avuto all'incirca un 900 incendi in totale, in tutta la. Però praticamente ci sono. Noi lavoriamo solo gli incendi con intervento aereo in questa sala, Sì. non lavoriamo gli incendi con squadre a terra. Quindi io posso parlare che normalmente abbiamo avuto giorni con 30 richieste di intervento aereo. E sono Sì. stati giorni pesanti perché praticamente la flotta di aerei costa non più di 19 velivoli a livello nazionale, più gli 8 elicotteri che avevamo noi a disposizione, e molte volte sono Ok, più le forze va bene. Assessore, quanto costa tutto questo ai siciliani? Allora, tutta la campagna antincendio, la fase della prevenzione con la fase della repressione, cioè della campagna antincendio propriamente detta, che mette in campo nell'un caso e nell'altro circa 16-17 mila operai forestali, anche oltre agli agenti del Corpo Forestale,
compreso il nolo degli aerei, degli elicotteri, la gara del nolo degli elicotteri, le dotazioni di protezione individuale, le mimetiche, le divise, tutto quello che serve anche per le convenzioni con i vigili del fuoco che faremo anche quest'anno, le varie convenzioni più diverse, e la partecipazione alle spese, tutto costa 260 milioni di euro circa. È una somma importante, ma è Abbastanza. una somma che noi ci siamo trovata negli anni, nella misura in cui deve essere chiaro che noi oggi contiamo su una forza lavoro, tra virgolette, precaria di uomini che fanno un'attività legata ad un numero X di giornate, 151, 101, 78, e che svolgono un ruolo però assolutamente essenziale. Devo dire, per completare l'ottima valutazione e la spiegazione dell'ispettore Bossolo, che quest'anno gli elicotteri in dotazione, con una gara triennale che abbiamo fatto, abbiamo concluso, saranno 10 e non 8, più un elicottero in convenzione con i carabinieri, e quindi saranno in tutto 11. Abbiamo anche la possibilità di contare su 100 nuovi agenti del Corpo Forestale grazie alla mobilità interna che abbiamo fatto in questi mesi, in attesa che auspicabilmente a giugno partano i nuovi concorsi che mancavano da oltre 30 anni. Abbiamo anche stipulato una serie di convenzioni di importanza fondamentale, perché è chiaro che dagli agricoltori agli allevatori, ai cacciatori, alle associazioni sportive, ai motociclisti, agli enti locali, sono tutte categorie che vivono i territori e che hanno prima di tanti altri la volontà di preservare il territorio medesimo. Stiamo lavorando anche con una novità assoluta, perché avevamo provato l'anno scorso con i droni, ma erano droni di Sono ultima oggetto di generazione, sì, ma troppo leggeri, Sì. e quindi le folate di 100 km all'ora non permettevano di volare. Ne stiamo acquistando circa 100 che daremo ad ogni ispettorato della Sicilia, e quindi significa che li distribuiremo per tutti i torrettisti di Sicilia. Il problema però è uno, così vado per concludere alla domanda del direttore Viola per arrivare poi anche a una risposta. Caro Manlio, immaginare che l'Australia o la California siano più arretrate di noi è impensabile. In realtà, come dicevo all'inizio, i mutamenti climatici ormai determinano situazioni assolutamente imprevedibili e assolutamente in alcuni casi attaccabili. Noi abbiamo la necessità, e lo stiamo facendo, di spiegare a Roma, non soltanto alla Protezione Civile Nazionale, ma al Presidente del Consiglio per primo, che la Sicilia ha bisogno di iniziative straordinarie. È vero che noi abbiamo questi Canadair di stanza in Sicilia, come diceva l'ispettore Bossolo, ma poi quando scoppia un incendio in Abruzzo, questi vengono richiamati dal COAO, che è la centrale operativa nazionale, e mandati in Abruzzo mentre in Sicilia si brucia. Noi l'anno scorso abbiamo avuto la media di 90 incendi al giorno per l'intera stagione Ma non antincendio. facciamo prima a comprarceli noi, questi Canadair? Questo è un tema. Se riusciamo a spalmare il Scusa, miliardo e no, vedo 700 Monti che ride, giustamente, Se dice, lo riusciamo a facciamo prima. spalmare il miliardo e 700 milioni di debiti che ci siamo trovati quando siamo arrivati nel Santo Cristo. 2017, con una spalmatura di 10 anni che a fatica siamo riusciti a portare avanti e che ci fa concludere le finanziarie, poi penseremo anche a comprare i Canadair. Vabbè. E posso chiederti cosa pensi di questo? Ma non lo so, non ho competenza in materia, nel senso da quello che sento, però capisco le difficoltà. Quando Possono ci si parlare. trova un'eredità sulle spalle pesante, poi diventa tutto più difficile. Noi tra un Quindi. po' argomenteremo sul porto, dove hai ereditato, devo dire, anche lì una situazione abbastanza, che vedremo il porto com'è, come sarà, e tra un po' parleremo anche di concessioni, di balneari, quindi tra un po' ti coinvolgeremo. Torniamo da Turco. Turco, allora dico, è vero, ispettore, so che lei si occupa di spegnerli gli incendi, e quindi non avete, come dire, materie tali da poter immaginare la prevenzione, però riflettiamo su quello che diceva l'assessore. I cambiamenti climatici, è vero, io sono d'accordo, ma voi ce l'avete un'idea di, secondo lei, non che lei lo debba sapere, ma secondo lei, dal suo punto di vista, quanti di questi che avete spento erano dolosi? C'è di gente che a Duma picchia, c'avevi piacere, va.
Tutti. Tutti, hai visto? Allora i campionati privati ci sta sicuramente, però è anche vero che qualcuno li accende questi fuochi. Certo, certo che li accende. Sì, per questo motivo. Allora, io su questo, e l'ho spiegato anche in commissione antimafia, dove sono stato audito un paio di volte sull'argomento. Sì. Quando si apre una pratica legata all'incendio, la pratica prevede l'iscrizione fra gli incendi dolosi, intanto è sempre a prescindere, per una ragione semplice, perché soltanto se chi fa diciamo la relazione sull'accaduto scrive incendio doloso, ovviamente non scrive un falso, non è certo, ma soltanto quello determina in capo agli uffici competenti l'obbligo di effettuare le dovute indagini e comprendere se davvero l'origine era o meno dolosa. È evidente che 9 volte su 10, quando parte un incendio, non c'è nessun agente del corpo forestale che sta vedendo che è successo e che può dire io l'ho visto o non l'ho visto. Quindi dobbiamo stare attenti all'analisi. È un meccanismo di difesa del sistema che prevede che l'incendio sia rubricato intanto come doloso al fine di provvedere ad un'analisi e a indagini molto più approfondite che poi, se del caso spesso avviene, lo porti ad essere derubricato come colposo o incidentale. Abbiamo tirato fuori l'anima dell'avvocato che c'è in Cordaro. Ho dovuto studiare, ci provo Massimo, ci provo anch'io. Allora Turco, vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciarvi? Antonio, prego. L'ispettore voleva aggiungere qualcosa. Sì, allora, io voglio precisare che in 27 anni che sono in sala operativa, praticamente tre incendi ne abbiamo visti, diciamo, dove si è visto realmente che sono autocombustione. Sono arrivati perché praticamente si è visto che il fulmine ha tranciato nettamente un albero, e poi ne abbiamo visto un altro nel provincia sempre di Palermo, dove una colomba che era diciamo nella linea elettrica, toccando, non so come è riuscita a toccare, due fili, cadendo a terra, da là è partito l'incendio. Ma poi, pazzesco, per quanto riguarda tutti gli altri incendi, li abbiamo sempre, e per me sono tutti incendi dolosi. Ispettore, prima di lasciarla, una curiosità, ma cioè, di carattere effimero, nel senso che, ma se in Italia ci sono contemporaneamente degli incendi, questi Canadair, come funziona? Chi chiama prima? Certo. Perfetto, perfetto. Allora, esatto. Normalmente i Canadair vengono assegnati in base alle priorità. Le priorità da cosa scaturisce? Scaturisce dal fatto che quello che mi dice in poche parole il DOS, compilandomi la scheda, dove vado a vedere realmente quello che sta bruciando. Da là praticamente scaturiscono le priorità degli interventi. Se ci sono interventi dove abbiamo solo steppaglie o abbiamo solo bosco, o in altre zone dove abbiamo infrastrutture con case, come normalmente capita, la priorità è nelle case, nelle abitazioni. Quindi non vengono date così per caso le priorità, oppure chi arriva prima o chi arriva dopo. È in base a quello che sta bruciando sul polo, in zona. Certo, certo. Assessore, che vuoi aggiungere? Ma voglio aggiungere che ormai da 4 anni il mese di agosto è il mese di massima operatività di chi vi parla e del Corpo Forestale, perché poi i sindaci finiscono per chiamare direttamente me e quindi io non mi sono mai sottratto. Devo dire, anche con un buon senso di gratitudine, che noi siamo riusciti a instaurare con la centrale operativa e con la Protezione Civile Nazionale, con l'ingegnere Curcio, un rapporto diretto importante. E ricordo un episodio. Intanto è chiaro che gli interventi dei Canadair possono essere effettuati soltanto con la luce, e quindi spesso questi incendi partono di notte, quando sono dolosi, come dice l'ispettore,
È chiaro che le appiccano di sera quando è possibile poi intervenire dall'alto, intervenire da terra è sempre più complicato, ma io ricordo giornate intere a chiamare la Protezione Civile Nazionale avendo sempre grande cortesia e anche riscontro, e ricordo una sera in particolare quando l'ingegnere Cuccio mi disse: guardi assessore, domattina il primo Canadair che si muoverà da Roma sarà da voi alle 6:15. Alle 6:15 mi chiamò il sindaco di Collesano, quasi con le lacrime agli occhi, e mi disse: Toto, sono arrivati i Canadair. Questo per dire che non manca la volontà, non manca la politica, non mancano i rapporti, però se sono 19 e riguardano tutta Italia, ci sono state giornate in cui non si sapeva dove andare. 19 in tutta Italia, c'è chi ha il coraggio di chiedere di comprare le armi. Bene, allora Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Prego, ispettore. Sì, volevo aggiungere che principalmente per quanto riguarda gli interventi, ci sono ormai dei professionisti, noi li chiamiamo i professionisti, questi piromani, praticamente che appiccano gli incendi con giornate particolari di scirocco e dopo l'effemeridi, praticamente che dopo l'effemeridi significa che i velivoli non possono più operare, di conseguenza loro ne approfittano di questo. Poi volevo dare qualche dato inerente agli incendi che ci sono stati a livello regionale quest'anno. Sono 950 interventi aerei che abbiamo avuto nella stagione scorsa, per un totale di 650 a livello nazionale. Okay. Poi abbiamo avuto già quest'anno abbiamo avuto 3 richieste di intervento aereo. Abbiamo avuto un incendio poco giorni fa. Monte Catalfano, perfetto, dove abbiamo avuto 2 Canadair e io ero presente in sala, quindi abbiamo fatto questo intervento, quindi abbiamo dato l'inizio alla stagione, che prevede che sia abbastanza preoccupante comunque. Antonio, vuoi aggiungere una domanda? Vi saluto. Vabbè, no, volevamo dire proprio i dati. Ok. Allora, ispettore, intanto grazie per il tempo che ci ha dedicato. L'augurio che le faccio è di rimanere ad agosto in ferie, sicché significa che non ci saranno incendi in quel periodo. E questo è l'augurio che le faccio, no? Volevo dire che non era secondo me previsto, ma io sono originario di Alia, mi ha fatto piacere vedere. Dell'assessore Cordaro che ha un caffè pagato al bar di Alia. Certo, senz'altro. Quindi 30 centesimi. Sicuramente sarà vedendo la trasmissione. Sicuramente, grazie. Antonio, grazie mille, il nostro preziosissimo Antonio Turco. Che fa per noi chilometri e chilometri. Antonio, mi raccomando, porta un bacio alla Santuzza a Monte Pellegrino. Allora, ci ha raggiunto in studio anche Pasqualino Monti, che come vi dicevo prima è il presidente delle autorità portuali di mare Sicilia Occidentale, che è tantissima roba. Beh sì, sono 4 scali fino a 30 giorni fa, ora sono 6, perché partiamo da Termini Imerese per partire da est, poi c'è Palermo, Trapani, Porto Empedocle e adesso Licata e Gela, che si sono aggiunti, come dicevo, qualche giorno fa attraverso un protocollo che abbiamo sottoscritto proprio con l'assessore Cordaro, con la regione siciliana, per la gestione di questi ulteriori scali che sono per noi importanti e sui quali insomma investiremo a breve ingenti risorse. È chiaro, questo la mia profonda ignoranza, ma le isole minori valgono come scalo? Ustica, le Egadi? No, noi gestiamo solo porti di rilevanza nazionale. Porti, quindi sono porti che sono di classe 1, quindi sono porti commerciali inseriti nella rete nazionale, chiaramente come tali. E fondamentalmente un'autorità poi svolge 3 ruoli che le vengono riconosciute dalla legge a livello nazionale: promuove traffico, quindi cerca di affrontare il mercato per vendere il proprio prodotto che è il porto, gestisce, quindi regola un mercato che è un mercato chiuso attraverso le concessioni, attraverso, quindi legando il mercato per una durata di anni importante ai propri scali. E terzo, costruisce le infrastrutture necessarie, ossia è chiaro che un porto, per essere competitivo sul mercato nazionale e sui mercati internazionali, deve essere qualificato dal punto di vista infrastrutturale e dal punto di vista delle strutture ricettive, perché quello che si muove all'interno del porto sono persone, passeggeri, siano essi internazionali per le crociere, il cabotaggio nazionale per le isole,
o le autostrade del mare per i porti del nostro paese che sono toccati dai traghetti che partono dai nostri scali della Sicilia occidentale, siano le merci chiaramente che arrivano per soddisfare le esigenze di un mercato di consumo che è fatto da 2,5 milioni di persone. Tutto questo nel pieno rispetto del territorio e dell'ambiente. Sì, non c'è dubbio. Allora, direttore Viola, senti, ci avviamo. Allora, la faccenda incendi l'abbiamo archiviata, abbiamo raccontato, abbiamo capito come funziona. Quindi, se questa prossima estate ve ne andate in giro, vedete incendi 15-15 e poi tutto parte da questa telefonata. Però mi raccomando, anche voi, se andate in giro a fare scampagnate, cose, evitate di accendere fuochi in giornata di scirocco, soprattutto se ci sono sterpaglie, erba secca e così via. Direttore, adesso però arriva il tema del mare. Però se mi permetti, Massimo, vorrei parlare per un secondo con il dottor Monti. Voglio raccontarvi un rapidissimo aneddoto, perché il primo contatto fra me e Pasqualino Monti, che era arrivato da poco all'autorità portuale di Palermo, non è stato carino, nel senso che la prima cosa che io scrissi fu un pezzo piuttosto, ero seccato, ero adirato, mettiamola così, e scrissi che il porto di Palermo era un souk, veramente un vero e proprio souk. Capitò che accompagnai mia figlia, come facciamo tutti, meno male, per una partenza, e trovai i camion, i tir che passavano in mezzo ai passeggeri che aspettavano di imbarcarsi. Scrissi un pezzo di fuoco. La cosa che mi sorprese fu... Abbiamo perso Viola. La cosa che ti sorprese cosa fu, Baglio? Sì, vai, ripeti. La cosa che ti sorprese... Che ebbi subito dopo un contatto con Pasqualino Monti, il quale mi disse: lei ha ragione, io ho trovato questa situazione che è assolutamente inaccettabile, sto facendo A, B e C e ci vorrà questo tempo. Devo dire che in quel tempo A, B e C sono stati fatti e quella situazione non c'è più. Chiaramente il porto di Palermo non è sistemato ancora, no? Ci sono ancora tante cose, sono state fatte tantissime cose. Quindi da questo aneddoto parto per dire: se c'è l'impegno le cose si possono fare. E chiedo allora a Pasqualino Monti che quanto ci vorrà ancora per vedere un porto di Palermo che sia bello, dico bello perché anche se è un'infrastruttura importante, come può essere il porto di Barcellona piuttosto che un altro, ecco. Sì, bisogna partire da qualche anno fa, direttore, innanzitutto la ringrazio. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cercato di pianificare, di programmare, di progettare, quindi portare la progettazione a livello maturo e poi realizzare le opere che erano necessarie. A Palermo, devo dire, non c'era soltanto la necessità di riqualificare le strutture ricettive o ricostruire le strutture ricettive, il terminal, mi viene in mente il terminal passeggeri per gli aliscafi, piuttosto che la stazione marittima. Ti faccio vedere alcune immagini che certamente conoscerai, che dalla regia di farle questo vedere, è il trapezio ideale. Un'idea, prego continua. C'era anche la necessità di realizzare delle opere di grande infrastrutturazione, cioè le banchine erano collassate, il molo Vittorio Veneto era sequestrato, la banchina San Muzzo non poteva ospitare alcuna nave perché chiaramente la banchina più importante e più lunga del porto aveva i pali che galleggiavano in acqua e quindi era totalmente insicura, non sicura per l'attracco delle navi. C'era una zona nella quale i semirimorchi venivano posizionati in maniera, parcheggiati in maniera selvaggia e staccati ovunque nel porto. I mezzi passavano, come ha detto lei giustamente, a 50 km all'ora tra i passeggeri che non sapevano quale fosse lo scalo per gli aliscafi piuttosto che per il traghetto, perché non c'era neanche un'informazione corretta che veniva data ai passeggeri. E quindi noi siamo partiti da lì, abbiamo iniziato piano piano a progettare e abbiamo destinato una zona del porto che è la parte di interfaccia che si affaccia sulla via Crispi, quindi l'ingresso del porto, e entrando in porto, andando verso sud, tutta la parte che arriva fino alla cala, l'abbiamo destinata a porto passeggeri. Quindi il 4 di maggio inauguriamo il terminal crociere, la vecchia stazione marittima che abbiamo trovato, ripeto, sequestrata, abbandonata e totalmente come dire, insicura dal punto di vista strutturale. Abbiamo finito tutti i lavori del San Muzzo, quindi oggi c'è una zona verde meravigliosa, in testata abbiamo costruito un terminale aliscafi, il terminale aliscafi vede l'attracco di due aliscafi direttamente
alle sue spalle, e quindi oggi chi può e chi vuole prendere l'aliscafo per le isole Eolie piuttosto che per Ustica, piuttosto che per Pantelleria, può beneficiare, ecco, stanno andando le immagini, può beneficiare di una zona che sia adeguata, un bar, un punto di ristoro, la possibilità di connettersi, ecco, con il wifi e quindi aspettare potendo rimanere connessi e magari, ecco, servizi che sono adeguati ai tempi che corrono. Alle spalle di questo terminal abbiamo progettato 9.500 metri quadrati di strutture ricettive, dove racconteremo, avete visto prima le immagini, ormai siamo alla costruzione del primo piano, dove racconteremo di questi edifici, dove racconteremo le eccellenze enogastronomiche siciliane, piuttosto avremo un convention center da 250 posti a sedere, avremo tre ristoranti bordo acqua. Ecco, abbiamo appaltato nel corso dello scorso anno, nel 2021, a giugno del 2021, a marzo, aprile, consideriamo giugno, visto che abbiamo avuto qualche piccolo ritardo nella consegna di alcuni materiali che sono già tutti in cantiere, a maggio-giugno, dicevo, dell'anno prossimo avremo la consegna di questa importante ulteriore opera, che tende a ricucire quella ferita che esisteva tra la città e il suo porto, e soprattutto che trasforma il porto di Palermo in un unicum inserito in un contesto internazionale, dove penso sia l'unico porto a livello mondo che ha un sito inserito nel contesto UNESCO, che è il Castello a Mare. Noi abbiamo trasformato quello che era il parcheggio, stiamo trasformando quello che era il parcheggio di un ristorante in un sito monumentale. Abbiamo chiuso una concessione da un lato con gli armatori delle crociere per avere 1,5 milioni di persone nei prossimi 25 anni e dall'altro abbiamo chiuso con le vie dei tesori un accordo per gestire quello che oggi è il ristorante di Natale Giunta, che i palermitani conoscono, in un museo multimediale che racconterà le bellezze dei territori siciliani, la storia, la cultura di questa meravigliosa terra, e dall'altra chiaramente avrà la possibilità di avere un accesso incredibile per quanto riguarda il turismo da mare. Ecco, sono tutte cose pare che... pare fantascienza, però tutto quello che abbiamo visto lì, secondo te quando sarà? Allora, a giugno inauguriamo il trapezoidale, il 4 abbiamo la stazione marittima, il 4 maggio invitiamo i palermitani a venire, l'interfaccia, sono stato nominato commissario, sarà appaltata nel giugno dell'anno prossimo e quindi finirà nel dicembre del 2023. Io sono convinto che Palermo terminerà i suoi lavori aprile del 2024. Non aprile oltre. 2024, Viola, segniamoci questa data, no? È un po' come farebbe striscia, cioè il nodo al fazzoletto. Sì, però vorrei ricordare, perché è importante farlo, anche perché questa è una terra che ha bisogno di uscire dal macigno della diffidenza. Guardate che se voi venite già oggi e percorrete il Molo San Muzzo, vedete la stazione marittima, vedete un porto dragato, salpato il molo, messi a terra quasi 500 milioni di opere in 4 anni e mezzo, noterete che esiste un luogo che è totalmente diverso rispetto a 4 anni fa, già oggi. Certo. Sant'Erasmo ne è l'esempio, perché anche lì è stato. Vedo annuire Cordaro che gongola, insomma, perché da palermitano come me dice: vabbè, abbiamo un bel porto. Devo dire che c'è poco da aggiungere, se non che quello che ha detto Pasqualino Monti è tutto vero, e questa è una grande storia ed una grande novità per Palermo. Il presidente Monti parla di diffidenza, io la associo a quella che dobbiamo combattere, ed è un mantra, devo dire, che in questi anni ha disegnato anche l'azione di questo governo, che è la rassegnazione. La rassegnazione si può battere, e poi quando metti insieme le diverse istituzioni riesci a fare sistema, non soltanto portuale, ma anche nel rapporto con la massima istituzione, che è appunto il governo della regione. E poi nel caso di Pasqualino Monti, quando metti insieme lo stile istituzionale e il garbo umano, credo che poi il resto venga più facilmente da sé. Allora, i siciliani lo sanno già, il mare ce l'abbiamo, siamo un'isola, e però quelli che arrivano da fuori, approdano al porto, poi hanno voglia di andare a mare e stanno cambiando un po' le regole. Andiamo da Sara Rizzo, vicepresidente della FIBA Messina. Sara, che sta succedendo qua? Draghi cambia le cose, noi, come a fare? Come funziona? Ti vedo preoccupata.
Ebbene, la preoccupazione direi che è evidente ed è fondata, perché noi nel periodo post-Covid, che per noi ovviamente è stato un periodo di grande difficoltà come per tutti, abbiamo ricevuto una buona notizia, ovvero che tutte le concessioni in essere sarebbero state prorogate ex lege al 2033. Purtroppo a novembre di quest'anno abbiamo avuto invece una notizia completamente opposta alla precedente, ovvero che tutte le concessioni a partire dal 31 dicembre del 2023 sarebbero andate all'asta. Questo che cosa comporta? Comporta che siamo di nuovo nel buio, siamo nell'incertezza più totale, non riusciamo ad avere prospettive. Approfitto per ringraziare il dottor Cordaro, che in questi mesi, anni, è stato sempre molto disponibile all'ascolto e ci ha dimostrato sempre un'estrema chiarezza e coerenza nel suo rapportarsi alle nostre necessità. E, ovviamente la nostra realtà è una realtà che adesso è in sospeso, non possiamo fare impresa in questo momento, non possiamo programmare, ci aspettiamo che cosa? A questo punto un miracolo quasi, siamo stati a Roma alla manifestazione dove eravamo in 5.000, e la realtà nella fattispecie nel messinese è data da piccole, se non piccolissime aziende, le più a conduzione familiare, che in questi ultimi 20 anni hanno contribuito a modificare, a riqualificare l'ambiente spiaggia, perché il nostro impegno è stato quello di migliorare. Siamo soggetti anche noi al cambiamento climatico, quindi nella fattispecie erosione costiera, insomma le difficoltà non ci mancano. Ma proprio in virtù del fatto che siamo abituati a lavorare con il mare, conosciamo le difficoltà e siamo abituati ad affrontarle. Siamo abituati al sacrificio, siamo abituati al lavoro duro, a tenere dritta la schiena e cercare una soluzione. Ma sinceramente allora, questo siamo un Sara, po' abbiamo, così. Abbiamo capito. Brevemente, assessore, che succederà? Che succederà è legato alle mani del legislatore e alla testa, spero che sia buona, del legislatore nazionale, ed è legato anche ai futuri prossimi arresti giurisprudenziali che sono auspicati. Mi spiego, la signora Rizzo ha ben detto, nel 2018 abbiamo avuto notizia dell'estensione al 2033, nel 2018 la legge finanziaria nazionale, la legge di stabilità aveva previsto l'estensione al 2033. La legge regionale ha fatto proprio i principi della legge nazionale, dopodiché la sentenza del Consiglio di Stato nel novembre 2021 ha rimesso tutto in discussione, non curandosi, ed è questa la ragione che ci vede come governo regionale assolutamente a fianco di questa categoria, del fatto che questa gente aveva fatto investimenti, aveva contratto mutui, aveva immaginato date di ammortamenti a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni e si è trovata da un giorno all'altro a vedere il proprio lavoro, la propria vita, il proprio investimento scadere in un anno. Esiste un emendamento inserito nel DL Concorrenza, che è un disegno di legge all'attenzione del Parlamento nazionale da alcuni mesi, che credo proprio in ragione di quello che è accaduto, cioè della nostra ferma protesta, ha fermato il suo iter, perché in un'audizione al Senato io mi sono limitato a chiedere a Roma, per una volta, non soltanto cosa non va fatto, ma come facciamo in Sicilia a rinnovare 3.000 concessioni demaniali, tante sono, attraverso un'evidenza pubblica entro il 31-12-2022. Meglio, 2023, scusate. Siamo abbastanza a mare. Allora questa gente non può essere abbandonata, anche perché, e mi fermo, quando noi abbiamo approvato la legge regionale che recepiva i principi della nazionale sull'estensione al 2033, l'assessore ha anche firmato un decreto che per estendere la concessione di maniera al 2033 prevedeva l'attualizzazione del certificato antimafia, il DURC regolare, quindi tutta gente messa in regola, e non senza ciao,
e i canoni pagati fino all'ultimo. Perfetto. La regione siciliana ha introitato, perché questa gente ha creduto al nostro lavoro, 15 milioni di euro in un solo mese. Questi sono i lavoratori, gli imprenditori più trasparenti della regione siciliana, forse del paese, perché nessuna parte dello Stato si sono adeguati a temi così stringenti, e quindi noi staremo al loro fianco. Allora, Sara, grazie per averci raccontato lo stato dell'arte. In bocca al lupo, buona stagione, perché questa la farete, immagino, e poi per la prossima. Siamo carichi. Dai. Un po' ma siamo in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo, grazie. In bocca al lupo. Maglio, prepara una domanda di politica per Cordaro. Io vado da Pasqualino Monti a chiedere se nel prossimo PNRR il porto di Palermo prevederà degli investimenti o meno. Insomma, ci puoi raccontare brevemente? Sì, noi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo presenti con 197 milioni più 155 milioni. 197 milioni sono circa 60 per elettrificare le banchine, quindi il famoso riferimento, no, la necessità comunque di avere un impatto ambientale che corra con i tempi, quindi per noi l'aspetto transizione ecologica è importante metterlo a terra piuttosto che farlo rimanere soltanto motivo di dibattito. Poi ci sono ulteriori 60-70 milioni che servono per dragare il porto di Trapani. Come sapete, abbiamo già dragato quello di Palermo e stiamo iniziando a dragare quello di Termini Imerese, e gli ulteriori 60 milioni sono per consolidare le infrastrutture, perché noi abbiamo delle banchine che sono molto datate. La nostra necessità è stata sin da subito quella di colmare un gap di 60 anni di carenza, diciamo così, di attenzione sulle infrastrutture portuali, e quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre a quelli che abbiamo già investito, ci dà una mano in tal senso. Poi ci sono 155 milioni, di cui 120 vanno al bacino, alla darsena industriale. Voi sapete che a Palermo c'è l'industria pesante della costruzione delle navi. Fino a qualche anno fa era solo un'industria che produceva tronconi che poi andavano a nord per essere assemblati a Monfalcone piuttosto che a Genova, piuttosto che in altri siti. Oggi finalmente Palermo ambisce ad essere uno stabilimento in cui si fanno tutte e tre le missioni, ossia si costruiscono chiaramente i tronconi, si fa manutenzione alle navi, si allungano le navi, e sono tante quelle che noi abbiamo in coda oggi nel porto di Palermo per gli allungamenti. La Windstar è una grande compagnia da crociera, ultimamente ha allungato 4 navi da crociera. E la terza missione è quella di costruire finalmente navi a Palermo. Oggi il bacino, lo stabilimento di Palermo sta costruendo una nave militare per il Qatar, per lo Stato del Qatar. Ulteriori 35,5 milioni, per arrivare ai 155,5, sono per l'interfaccia porto-città. Noi abbiamo fatto un concorso internazionale di idee nel 2018, in grande silenzio abbiamo preso tutte le autorizzazioni, abbiamo portato il progetto a livello esecutivo, ora siamo nella fase di verifica del progetto, e quindi entro la fine del mese prossimo appalteremo ulteriori 35 milioni. È uno spazio a verde che riconnette il porto, l'ingresso del porto con la via Crispi, che tende a riqualificare tutta la via Crispi da nord a sud. Quindi voi sapete che il nostro porto a Palermo prende quasi tutto il lungomare di Palermo fino all'inizio della costa sud, ed è un'opera importante, perché non sarà un'opera portuale in senso stretto, ma certamente un'opera di grande riqualificazione che penso sia giusto fare. Allora, chiedo Venia, Spata e Castiglia, che vedo collegati, vi chiedo ancora 30 secondi. Viola fa l'ultima domanda al nostro ospite di politica. Noi ci asteniamo, Monti, ci mettiamo, guarda, io metto qua accanto a te. Vai Viola, tocca a te, prego. Intanto voglio dire a Pasqualino Monti che finalmente l'elettrificazione delle banchine è una specie di sogno, perché se ne parla da una vita, significa che finalmente non vedremo più quelle fumate nere dalle navi che accendono i motori diesel per stare un po', per dare elettricità all'interno delle navi, soprattutto quelle da crociera. Ma questo così era una notazione, tra virgolette. Politica. Veloce, Maglio, vai! La domanda è purtroppo semplice, ma allo stesso tempo molto complessa. In giunta ne avete parlato, insomma, si va alle elezioni anticipate oppure no? Sì, ma che ti deve dire? Dai. Non mi dirà niente, ma glielo devo dire, chiedere, perché sennò poi qualcuno mi dice perché non gli facci la supercazzola, sa, dai Toto, dai, supercazzola. Anche se il mio amico Minutella mi provoca, io sono una persona troppo seria per avventurarmi questa non è supercazzola, in valutazioni che sono ancora
in discussione, perché il ragionamento è articolato e serio, semmai il tema è cosa precede questa eventuale decisione, semmai ci sarà. Ti faccio una domanda. No, no, a chi conviene? 30 secondi, 30 secondi per completare. Aspetta che lo sta dicendo qualcosa di importante, Massimo. Vai. 30 secondi per completare questa domanda a Manlio. Io non riesco a concepire come possa essere possibile che ci sia parte del centrodestra che metta in discussione l'attività di un governo che in molte delle materie di competenza, appannaggio appunto della regione siciliana, ha fatto cose mai fatte prima. Non riesco a pensare come sia possibile che ci sia una parte, seppur limitata, del centrodestra che metta in discussione un governo regionale che per moralità e per azione e per incisività su quello che ha fatto non appari negli ultimi 30 anni. Non riesco quindi a comprendere, d'altro canto, come sia possibile che a Palermo il centrodestra, dopo una stagione come quella che lasciamo, non abbia ancora trovato la sintesi. Stiamo lavorando, sto lavorando personalmente per l'unità del centro, sto lavorando per ritrovare il senso delle ragioni che ci uniscono in tutto il centrodestra. Perché se a Palermo sarebbe davvero un orrendo crimine non trovare la quadra, a maggior ragione lo sarebbe alla regione, laddove veniamo da un governo uscente che ha ben lavorato nell'unità e nell'assoluta trasparenza degli intenti. Bene, allora, Maglio, soddisfatto che devo chiudere? Lo so che devi chiudere, se no ce ne erano altre 3 o 4 domande. No, ma no, devo chiudere, c'ho gli altri. Maglio, siamo amici, Maglio, siamo amici. A questa devi rispondere con, ti do, sai, presente, no, la ghigliottina che ti dà 3 possibilità. Allora, no? Elezioni anticipate, a chi convengono? A, nessuno. B, a tutti. C, a chi decide tutto questo? Le elezioni anticipate, A, B o C, no, le elezioni anticipate convengono A, B o C, D, le elezioni anticipate convengono a chi vince. Vabbè, a chi vince, ok. Allora, Pasqualino Monti ci ridà l'appuntamento al 4 di maggio. Assolutamente, sì. C'è un'inaugurazione importante, l'abbiamo detto, ci saremo anche noi come blog. Assolutamente. Verremo a documentare, così come abbiamo documentato tutto quanto. Grazie per aver accolto il mio invito. Grazie a te. In bocca al lupo, perché insomma, io è la seconda volta che lo vedo in vita mia. Ed è la testimonianza del fatto che quando uno sa fare a fare le cose si fanno. Al detto di burocrazie, politica e tutto il resto. E al Cordaro dico, chiudo, lui, prego. Lui non ha opposizione. Lui non ha opposizione, questo è vero. Questo però è la burocrazia. È bravo anche perché non avere opposizione. Sì, ma lui non ha opposizioni. Ed è vero, ma c'ha la burocrazia, che è quanto dire, no? Lasciamelo dire. Grazie invece anche a Toto Cordaro. Grazie e in bocca al lupo per tutto. E grazie anche al nostro direttore.